Cari spettatori, bentornati insieme. Quest'oggi siamo in Piazza Castello a Torino per la nuova edizione di Villaggio Coldiretti. L'evento, che si tiene in un'area della piazza, è tutta dedicata alle aziende agricole e all'agricoltura della nostra terra. Promosso con l'hashtag Sto con i cittadini, viene promosso tutta la terra, tutti i prodotti 100% italiani per promuovere l'italianità. Siamo qui, iniziamo con la società cooperativa agricola Valle Nostra, dove abbiamo qui una selezione di vari formaggi. Pensate, questi formaggi li mangiava la Gioconda. Eh sì, strano ma vero, perché nel 1489, con il ritratto di Leonardo da Vinci, questo tipo di formaggio veniva mangiato proprio da lei. Formaggi buoni, abbiamo qui ad esempio il cadetto stagionale, il Monterone, il Robiola, la Mollana, abbiamo il Re, la Capra, il cadetto e il Rebbiò. Che cosa portate quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo diversi mieli, abbiamo acacia, il primo, tarassaco, poi c'è mille fiori di primavera, poi abbiamo il tiglio e i fiori di alta montagna che facciamo a Ceres alle Reale, il castagno e la melata di bosco. Che strano tipo di miele che però vedo sul bicchiere, com'è fatto questo? Questo è un miele normalissimo, semplicemente lavorato in modo diverso. Questi sono due mieli cristallizzati, questo è fiori di alta montagna e questo è tarassaco, che vengono omogenizzati senza variare la temperatura o aggiungere niente, vengono omogenizzati, quindi fatti girare lentamente per molte ore, anche giorni, e diventano cremosi. Quindi i cristalli dello zucchero che si cristallizzano e diventano solidi di solito si rompono, sprigionano il loro aroma e si mischiano con l'umidità naturale del miele. Però non perde alcuna proprietà perché la temperatura è uguale. E qui che cosa portate? Noi portiamo una serie di erbe selvatiche sott'olio o in forma di salse e sughi per la pasta, tutte a base di erbe spontanee, quindi non coltivate. Qui ad esempio che cosa abbiamo? Allora, qui per esempio abbiamo una salsa di tarassaco che potete vedere in questa posizione, oppure i bocciolini di tarassaco sott'olio, il tarassaco sott'olio in foglie, ad esempio un pesto di ortica con le mandorle, oppure questo ortaggio, che è un ortaggio che noi coltiviamo, si chiama lo ocra, che è particolarmente indicato per chi ha problemi di zuccheri nel sangue, per esempio. Crema di rosolaccio, il papavero, la senape selvatica, la borsa del pastore e poi non manca un prodotto nostro che è la bagna cauda piemontese. Nicla, cosa avete portato? Allora, noi abbiamo portato il miele, che è la nostra produzione. Siamo un'apicoltura da 25 anni e facciamo i mercati di campagna amica da più di 10 anni. E in questa occasione abbiamo portato tutte le nostre tipologie di miele che in questo momento abbiamo in azienda, che sono ad oggi tarassaco e l'acacia, che sono i primi mieli che si fanno nella stagione primaverile. Qui vedo delle piante, come mai delle piante? Perché abbiamo portato alcune delle nostre piante di peperoncino. Noi siamo di Sanremo, di Col di Rodi per la precisione, e coltiviamo circa 470 varietà di peperoncino, tra cui la più rara in assoluto, che è questa, il pimento del deserto. Che strana! E l'abbiamo portata qui per la prima volta. È un peperoncino che si è adattato a vivere nel deserto. Quindi la sua foglia resiste al vento, resiste al caldo e diventa così a maturazione completa. E poi le altre piante? Beh, andiamo dalla più piccante del mondo, quindi il Carolina Reaper, con la variante anche chocolate e caramel, a piante un pochino più rare, e poi i nostri prodotti, quindi il sale piccante,
e poi le nostre composte che troviamo da questa parte. Carolina Reaper, Seven Pod Yellow, il nostro Bamian e l'Ambra Piccante. Noi alleviamo polli da 40 anni, quindi abbiamo portato il nostro prodotto, che è un esempio di filiera corta, in quanto partiamo dalla produzione del mais fino all'allevamento dei polli, da quando arrivano in azienda che hanno un giorno e li svezziamo e poi li alleviamo all'aperto. Vengono macellati in azienda e trasformati nel nostro laboratorio, per cui sono polli ruspanti, polli che crescono lentamente, polli che vengono alimentati bene. Pertanto sono buoni, sono genuini e sono come si rifarebbe una qualsiasi persona se avesse la possibilità di avere il pollaio. Lingottino di pollo, di che cosa si tratta? Sì, questa è una nostra invenzione che abbiamo voluto chiamare lingottino per impreziosirne la qualità. È un arrostino di pollo cotto al forno e carne tritata di pollo impastata a mano con sale, olio di oliva, olio extravergine di oliva e erbette aromatiche. Poi viene impastato a mano, cotto al forno a cottura lenta e poi viene messo sotto vuoto e pastorizzato. In questa maniera può conservarsi più a lungo in frigo. Io lo chiamo un salvacena, nel senso che oltre ad essere buono è anche pratico, quindi quando non c'è niente da mangiare si apre un lingottino e magari con un po' di olio, aceto balsamico, pomodorini e rucola, oppure se si vuole fare qualcosa di un po' più interessante magari con maionese e salsa tonnata. Si parla di chiocciole, come mai? Esatto, noi abbiamo questa scelta aziendale di andare ad allevare le chiocciole e poi da queste riuscire a produrre non solo il prodotto vivo che deriva dal nostro allevamento e il prodotto conservato, come ad esempio questi che sono dei prodotti pronti per chi magari ha poco tempo per cucinarli o magari per chi vuole concedersi la coccola serale di andare a mangiare un prodotto pronto. In più abbiamo tutta una linea di prodotti per il benessere della pelle e per la salute, in quanto abbiamo due dispositivi medici, il prodotto TOS e il prodotto Gastro, che nascono per il benessere del nostro organismo. Sono prodotti tutti a base di lumaca, di bava di lumaca, estratto con un metodo innovativo che è il metodo Muller One, che ci permette di estrarre una bava purissima in principio attivo. Partiamo dal nostro allevamento a ciclo naturale, in cui le lumache seguono un disciplinare molto importante che è il disciplinare chiocciola metodo Cherasco. Si avvale di un allevamento in cui le nostre lumache si cibano solo di prodotti naturali, non mettiamo mangimi, anche quella che è la disinfestazione dalle erbacce non si fa con prodotti chimici, tutta a mano, quindi l'importanza anche della manovalanza di mio marito in questo caso. Esce quindi un prodotto buonissimo dal punto di vista della carne e ottimo per quella che è l'estrazione della bava, che in questo caso si fa col Muller One, che è un sistema di estrazione della bava di ultima generazione. Cosa avete portato quest'oggi? Allora, noi abbiamo portato per l'occasione, ma comunque è ciò che si produce nella nostra piccola realtà contadina, i formaggi di capra a latte crudo. Quindi uso una tecnologia francese per la trasformazione del latte di capra, che è quella della pasta lattica, che si, diciamo, è quella più ideale per valorizzare il latte così delicato che è quello di capra. Che cosa avete portato quest'oggi? Oggi abbiamo portato tutti i nostri prodotti fatti principalmente con la visciola, partendo da dei prodotti tradizionali, quindi visciole sciroppate al sole da poter mettere sulla panna cotta e gelato, al tradizionale vino aromatizzato alle visciole, e infine abbiamo portato tutta la nuova linea cosmetica fatta sempre con la visciola, perché abbiamo fatto una ricerca con l'Università di Camerino e abbiamo visto che all'interno della visciola è contenuta tantissima melatonina che cura e rigenera la pelle.